Oltre l'orbita di Nettuno, un grande numero di oggetti popola la fredda e quasi inesplorata periferia del nostro sistema solare. In questa ampia e gelida regione di spazio profondo, che include la fascia di Kuiper, il disco diffuso e la nube di Oort, sono stati scovati ad oggi 1400 corpi detti transnettuniani, in sigla TNO. Il capostipite della folta famiglia è Plutone, individuato nel 1930 e inizialmente classificato come nono pianeta, poi declassato a pianeta nano, fino al 1992 è stato ritenuto erroneamente l'unico occupante di questa estesa area di cielo. I TNO si trovano a distanze comprese tra 4,5 e 7,5 miliardi di chilometri dal Sole. Sono dunque freddissimi, con temperature che raggiungono i 230 gradi sotto zero e sono quindi pressoché invisibili ai normali telescopi. Non per Herschel, il telescopio ESA, specializzato nel lontano infrarosso, che in 4 anni di missione ne ha osservati e studiati ben 132, misurandone dimensioni e albedo, ovvero la porzione di luce visibile riflessa dalla superficie dei corpi celesti. Ciò che più colpisce è la diversità di questi oggetti. Hanno dimensioni che variano da 50 a quasi 2400 km di diametro. I più grandi sono Plutone ed Eris. Haumea, che appare in bianco, e Varuna in marrone, hanno forme allungate. Alcuni di essi, come Plutone, sono dotati di lune. Il valore dell'albedo fornisce importanti informazioni sulla composizione dei corpi. Una bassa albedo implica materiali superficiali scuri, organici ad esempio, mentre valori alti verso il bianco suggeriscono la presenza di ghiacci puri. Si ritiene che gli oggetti transnettuniani siano i resti più antichi e primitivi dell'era della formazione planetaria. In questo senso, il censimento di Herschel sarà un valido ausilio per testare diversi modelli della nascita del sistema solare e della sua evoluzione.